Io credo di poter parlare a nome della maggior parte delle persone qua dentro se dico che il mangiare sia uno degli appetiti più profondi dell'animo umano, una delle caratteristiche più profonde, più connaturate nell'uomo, uno dei piaceri più intensi che abbiamo, almeno per la maggior parte di noi. È un peccato che oggi mangiare sia diventato un incubo. Scegliere che cosa, Mosca, mangiare è diventato una nevrosi, è diventato un'ossessione, perché abbiamo di fronte una scelta incredibile di alimenti, tantissime informazioni, e se io vi chiedessi che cosa è giusto mangiare, chi saprebbe rispondermi? Mangiare sano, un po' di tutto, ma sano, cioè in giuste Mangiare un po' di tutto ma dosi. sano. È difficile, vero? No? Perché uno dice, sì, ma poi nella pratica cosa scelgo? Scelgo questo, scelgo quello. Perché in effetti i problemi che abbiamo legati all'alimentazione sono tanti. Innanzitutto, oggi nel mondo industrializzato, come l'Italia per esempio, abbiamo un grosso conflitto di problemi, uno legato all'ipernutrizione e uno legato alla malnutrizione, direi. Che cosa vuol dire? Abbiamo una sorta di forbice, siamo schiacciati qua in mezzo. Da una parte l'ipernutrizione perché abbiamo tutto, tutto. Non ha più la forma del cibo, però abbiamo una quantità di cibo pazzesca. Ipernutrizione, siamo portati a ipernutrirci. Dall'altro lato abbiamo una malnutrizione, un po' perché gli alimenti non hanno più la qualità di una volta, o una qualità biodinamica o biologica, e questo è un fatto, però di solito la qualità è sufficiente per non dare veramente una malnutrizione. L'origine della malnutrizione è più culturale, è il fatto che noi siamo portati a mangiare cose che bene non ci fanno e siamo portati a farlo perché c'è tutto un marketing di persone che sono pagate, sono brave a farlo, a giocare sui nostri appetiti più profondi. Il dolce, il grasso, per esempio, che sono sapori verso i quali noi abbiamo imparato storicamente, storicamente intendo antropologicamente, abbiamo imparato a seguirli perché sono ricchi di nutrienti. E a parte gli ultimi 50 anni, il problema principale del cibo era trovarlo, ok? Quindi il grasso e il dolce andavano molto bene. Adesso questi signori che cosa fanno? Producono un'industria di cibo che atta a vendere di più. Peccato che vendere di più vuole anche farci consumare di più, significa anche farci consumare di più. Quindi questo è un grosso problema della, diciamo, dell'industria di oggi. Storicamente, vi dicevo, il cibo era poco, ok? Oggi ne abbiamo tanto, non ha più neanche la forma del cibo tendenzialmente. Mia nonna, la maggior parte delle cose che si trovano sugli scaffali non le riconoscerebbe come cose da mangiare, però noi siamo portati a volerle mangiare. E poi anche a livello di che cosa mangiare, una volta lo sapeva mia nonna sempre, lo sapeva, se vogliamo, il medico, il saggio, la tradizione, la cultura a tavola. Oggi che cosa mangiare, ve lo dice, beh, tipo Fabio Lodo, no? Quello vedete in streaming, ve lo dice Facebook, ve lo dice la pubblicità, e siamo bombardati da una serie di elementi che ci portano ad avere una dieta essenzialmente sbagliata. Ma lasciamo perdere tutto questo, facciamo conto che noi decidiamo di mangiare veramente cibo vero, ok? Torniamo a mangiare il cibo a forma di cibo. E questo apre una quantità ulteriore di nevrosi pazzesche, perché ci sono altri dubbi che si sommano. Innanzitutto, chilometro zero o cibo che viene da distante? Perché anche qui questo concetto introduce un discorso di sostenibilità. Posso io mangiare qualcosa che viene da lontano? Sì, ma per quanto è sostenibile, quanto possiamo farlo, quanto possiamo andare avanti a fare questa cosa? È chiaro che se io coltivo il pomodoro qua, lo spedisco dall'altra parte del mondo, mi compro le nespole dall'altra parte del mondo, ci sono aerei che volano dappertutto. Forse è meglio che io mi mangi il mio pomodoro, per fare un esempio, e qualcun altro si mangi la nespola. Probabilmente c'è un compromesso, però da qualche parte dovremo capire, no? Quasi aspettare il tracollo. O se modificare il nostro vivere, la nostra dieta, le nostre abitudini. Poi abbiamo problemi di carattere etico, per esempio, riguardo al cibo.
etico, per esempio, verso gli animali, se vogliamo, no? C'è chi dice io non ammazzo gli animali, non li voglio mangiare. Benissimo, è un'altra nevrosi ancora sulla scelta del cibo, questa, chiaramente. E ma al di là di che se uno scelga di essere vegetariano o meno, non voglio entrare troppo nel dettaglio, però è un problema anche questo, è un fatto. Poi c'è l'etica riguardo alla sostenibilità del cibo. Quindi lasciamo perdere se mangio la mucca o non mangio la mucca, ma la mucca quante risorse ambientali consuma? E quindi ha senso in un momento in cui oggi siamo in tanti, abbiamo tutti fame, ha senso mangiare la mucca se poi la mucca consuma un tot di risorse per cui non possiamo, cioè qualcun altro non avrà il cibo? Ok, quindi etica verso la mucca, etica nei confronti dell'ambiente attorno alla mucca, che altro? Beh, etica nei confronti per esempio dell'allevatore, del contadino. Noi cerchiamo cibo che costa sempre meno, benissimo, però di solito quella differenza di prezzo, che magari per noi è anche piccola, so che è difficile prendere l'approvazione quando si suggerisce di pagare di più, però è un concetto importante. Quello che noi paghiamo di meno sul prezzo di un prodotto, di solito lo paga qualcun altro, che non è la grande ditta. E quindi molto spesso chiaramente allevatori e coltivatori sono sottopagati, quindi fanno un prodotto di qualità inferiore, chiaramente, che poi alla fine ci mangiamo noi. Quindi mi chiedo, ha senso forse pagare di più? Probabilmente sì, ma va a rivoluzionare il sistema. Insomma, sono davvero tanti i concetti, le nevrosi, le paure, le ansie riguardo al cibo, e questo genera una quantità di problemi senza fine riguardo al comportamento alimentare, ortoressia, anoressia, bulimia, binge eating, diete ce n'è di tutti i tipi, chiaramente, no? E si potrebbe discutere a lungo di tutto questo. Ora, vi dico questo per mettere un po' tanta carne al fuoco e aprire una serie di strade per i prossimi incontri. Io sono, mi rendevo conto ieri, mi sembra, 11 anni che mi occupo di medicina cinese. E la dieta è uno degli argomenti che va per la maggiore, una delle cose che è stata più richiesta, no? Che ha generato più interesse, anche a me, ma soprattutto nei miei pazienti. E spesso loro mi chiedono come aggiustare la dieta, hanno una serie di problemi legati all'intestino, a volte sono primitivamente legati all'intestino, a volte sono legati alle emozioni, a volte hanno un problema energetico che dà sintomi sull'intestino. Di solito mi metto gli aghi, stanno meglio, gli do le erbe, se non vanno bene gli aghi stanno meglio con le erbe, in qualche modo la si risolve sempre. E la dieta, io suggerisco la dieta che faccio io, che più che essere una dieta è uno stile di vita, ma non è di questo che vi voglio parlare. Essendo che il problema principale dell'intestino, che è stato, come è stato riconosciuto oggi, è il problema dell'intestino irritabile, secondo le statistiche si parla di un 20-30% della popolazione, tanto, poi a seconda se il discomfort viene inserito o meno, a seconda dei criteri che vengono utilizzati, i numeri salgono, ma chiaramente anche fosse solo 10% è un numero enorme. E di queste persone, immaginiamo, 100 persone, 20 hanno l'intestino irritabile, solo una, due, tre chiedono aiuto al medico, quindi chiedono un supporto. Vorrei suggerirvi che cosa fare. Perché queste persone mi chiedono, ma io alla fine ho capito Fabio, ma che cosa mangio? Posso modificare la mia dieta? La risposta è sì, perché è vero che se noi modifichiamo l'energia del paziente, noi andiamo a fare l'agopuntura, a fare la fitoterapia, noi rendiamo l'intestino meno irritabile e facciamo in modo che reagisca meno agli allergeni, e questa è una buona cosa. A volte però non basta e bisogna aiutarci. E ci sono dei cibi che effettivamente stimolano di più l'intestino. E quindi esiste una dieta di eliminazione che, togliendo certi cibi, permette di aiutare a ridurre il discomfort. Però di queste cose vorrei che ne parlasse Stefano, perché lui è un esperto di queste cose, l'ho chiamato qua apposta e ci tengo che ce ne parli. Stefano, che ci dici? Ci racconti sì. Che cosa mangiare? Arrivo. Allora, intanto, se mi permetti, volevo fare un piccolo cappello introduttivo su quello che hai detto sulla... Sì. Sulle patologie, no, come l'intestino irritabile e l'importanza che hanno nella società. E in particolare, volevo, dato che noi ci occupiamo anche di medicina cinese, quindi di una medicina che tratta anche molto la funzione, non solo la parte organica, quello che volevo sottolineare è che ci sono diverse sindromi, fra cui la sindrome dell'intestino irritabile o ad esempio la sindrome fibromialgica, che sono in realtà
quadri molto vicini, tant'è che nella fibromialgia nel 60-70% dei casi troviamo associata una sindrome dell'intestino irritabile. Sono in realtà sindromi molto importanti, spesso, almeno in passato, adesso sta un po' cambiando, però venivano affrontate anche con, un po' con la classica pacca sulla spalla, dire un po' di stress, il lavoro, vedrai che cambiando un po' il lavoro, cambiando lo stile di vita, migliorerà. E intanto appunto non è detto che se una problematica sia di tipo funzionale non abbia un'importanza, un risvolto nella vita del paziente altrettanto importante, altrettanto invalidante che una patologia organica. Ricordo che sia la fibromialgia che la sindrome dell'intestino irritabile di fatto non abbiano un processo degenerativo, quindi non portino nel tempo a una degenerazione a livello tissutale o di organo, ma di fatto portino a un'importante inabilità nella vita quotidiana quando sono di grado elevato. E, detto questo, non è detto che le patologie che noi inquadriamo come funzionali non abbiano dei risvolti organici. E un esempio può essere, per quanto riguarda l'intestino, ad esempio la colite microscopica. Noi sappiamo che certi quadri che in precedenza venivano diagnosticati o visti all'interno della sindrome del colon irritabile, in realtà con ulteriori esami e biopsie e degli strumenti diagnostici più accurati hanno mostrato come di fatto esistesse un quadro di infiammazione microscopica. La stessa cosa vale nella fibromialgia, dove per quanto sia stata sempre inquadrata come una sindrome di dolore che origina a livello centrale, quindi del sistema nervoso centrale, in realtà negli ultimi anni sono stati riscontrati, ad esempio a livello del derma e quindi a livello organico, dei quadri di neuropatia delle fibre non mieliniche che tendono a diminuire in numero. Quindi l'importante è considerare, secondo me, il sintomo e l'inabilità che il quadro porta al paziente nella vita quotidiana, e quindi queste patologie sono altamente importanti e vanno seguite da medici. Per quanto riguarda la dieta, in particolare, che mi stavi richiedendo, sì. La dieta è abbastanza complessa, diciamo, non è una dieta semplice da applicare nel paziente con sindrome dell'intestino irritabile. E vorrei dare quindi 3-4 punti molto chiari per cercare di inquadrare questa dieta. Si può poi ovviamente entrare più nel particolare, ma per adesso cercherei di inquadrarla bene. La dieta è una dieta che origina da una università australiana, la Monash University, e prende il nome di FODMAP. FODMAP è un acronimo. E, se lasciamo perdere un attimo la F, visto che l'acronimo è inglese, e lo traduciamo in italiano, sarebbe oligosaccaridi, disaccaridi, monosaccaridi and e polioli fermentabili. Quindi sono una serie di zuccheri che possono dare fermentazione a livello intestinale. Quello che accomuna queste molecole è che sono molecole di piccole dimensioni e osmoticamente attive, okay? Quindi possono richiamare liquidi a livello del lume intestinale. Sono inoltre fermentabili dai batteri, quindi possono generare appunto idrogeno, anidride carbonica, e quindi gas, e dare gonfiore. Ovviamente questo gonfiore genererà una distensione di parete, potrà dare spasmi, dolore e altri sintomi. Questa non è la causa della sindrome dell'intestino irritabile, ma è una concausa, o diciamo che può peggiorare il quadro nei pazienti che utilizzano una dieta di questo genere. Mi sembra chiaro, ti fermo un attimo, facciamo un check. Avete seguito o ci sono problemi? Da casa vediamo se stanno facendo domande, perché è parlata a lungo, sono cose complesse. Benissimo, non ci sono domande, così puoi bere il tè, magari lo beviamo anche noi. Bene, sì, vai pure avanti che ti ho seguito pure. Quindi fammi capire se ho capito bene. Quindi mi stai suggerendo che questa dieta qua vuol dire: visto che io ho l'intestino irritabile, tutto quello che gonfia mi dà dolore, io tolgo le cose che mi fanno gonfiare. Esatto. Bene. Perfetto.
e dici che si mangia, quindi. Perché mi sembra che non esista solo una, no? Questa dieta è, cioè, un nome che sta per un cappello. Con... Diciamo che ha subito diverse modificazioni in base alle misurazioni e soprattutto, come adesso vedremo, sì. FODMAP sono diverse sostanze, quindi non è detto che le persone reagiscano allo stesso modo per ogni alimento, per ogni sostanza, per cui la dieta deve essere tarata sulla singola persona, non può essere fatta guardando solo l'elenco, no, si dà sempre un elenco, perché è una dieta, come adesso vedremo, che consiste in tre fasi. La prima fase è quella della deprivazione, dell'eliminazione, quindi vanno eliminate la maggior parte di quegli alimenti che possono contenere queste molecole. Non si riuscirà mai a toglierle tutte, ovviamente, perché sono presenti in tantissimi cibi. Si cerca di limitarne più che si può l'assunzione, in quanto il sintomo viene dato dall'accumulo di queste sostanze che possono essere presenti in cibi diversi. E, quindi, vuol dire non è come se fosse un'allergia che me ne basta poco e si scatena un putiferio. Quindi vuol dire che più ce n'è, peggio. Esatto. Esattamente quindi, così. È una roba approssimativa, quindi io posso dire, vabbè, io cerco più o meno di togliere queste cose e se proprio mi garba mangiarne una, se è solo quella, posso accettare il compromesso. Mi stai dicendo questo? Allora, no, ti stavo dicendo questo a livello, cioè la prima parte che hai detto è corretta, no? Non è un'allergia, sì. Quindi è un accumulo, ma dato che varia a seconda delle sostanze, a seconda della suscettibilità individuale, ad esempio, adesso si chiarirà mentre lo spiego perché bisogna vedere le varie sostanze, in realtà ci può essere una sostanza che basta prenderla per avere immediatamente i sintomi, ok? Faccio l'esempio, sì. Poi lo vediamo, però il lattosio, quindi sì. Se è presente un'intolleranza al lattosio che può rientrare in un quadro anche di sintomatologia di intestino irritabile, assumere il lattosio mi darà quel sintomo. Certo. Dipende sempre dalla gravità dell'intolleranza al lattosio, dalle quantità del lattosio. Sì. Per quanto riguarda le fasi, comunque non bisogna pensare, dato che molte persone pensano non potrò più mangiare queste cose, che in realtà la fase di eliminazione dura dalle 4-5 fino alle 6 settimane, non è eterna. Quindi dopo questa prima fase, se si osserva un beneficio sulla clinica del paziente, si parte con la fase di reintroduzione e questa è la fase basilare in cui sarebbe buona cosa essere seguiti da un medico. E, la reintroduzione, faccio un esempio per capirci, deve essere dei vari alimenti, cioè non è che possono essere reintrodotti tutti gli alimenti poco insieme, va reintrodotto una settimana un alimento, no? Per dire sì. 3 giorni, e poi si guarda 3-4 giorni come va la sintomatologia. Ho capito. Se noi parliamo ad esempio di pane e pasta, questi due alimenti non sono uguali. Sì. La pasta contiene alcuni FODMAP e il pane ne contiene altri, ne contiene in quantità maggiore e di tipologie diverse. Quindi bisogna valutare bene i vari elementi da reinserire durante le varie settimane. La terza fase è quella in cui io trovo un equilibrio, ovvero sia scopro che quell'alimento mi dà molto più fastidio dell'altro e quindi non lo introduco più o lo introduco molto raramente, mentre magari ho trovato che un alimento mi dà meno fastidio e lo posso mangiare tot volte, sì. E continuo a mantenere il tipo di alimentazione che mi dà meno problemi. È importante essere seguiti anche per il fatto che una dieta di eliminazione sì. Può andare a portare a delle carenze alimentari e ad alterazioni, questo è molto importante, della flora. Cioè, dato che alla base... Sulla cosa di carenze alimentari, qui 2 o 3 persone hanno fatto sì con la testa, quindi c'è interesse. Immagino che anche da casa abbiano... Quindi sì, ricordiamoci che è un approfondimento possibile, che vedo che piace. Infatti è una cosa molto importante. E, l'altra cosa importante, dicevo, è... la possibile alterazione della flora. Noi dobbiamo ricordare che alla base delle varie patologie intestinali ricordiamo sempre i vari quadri, no, di sovraccrescita batterica, che poi in realtà adesso è stato rivisto e più che sovraccrescita è una crescita proporzionale, no, in percentuali dei batteri non positivi ma tra virgolette negativi rispetto a quelli positivi,
e alla leaky gut syndrome, quindi la sindrome della permeabilità, no, aumentata intestinale. Sì. Questa cosa dobbiamo spiegarla un attimino meglio, perché secondo me è facile perdersi in questo discorso qua, perché vedo che già prima ci hanno menzionato probiotici, fermenti latti, sì. Era questo. Stefano introduceva questo discorso della disbiosi, no? Il concetto è che si pensava alla sovraccrescita batterica, correggimi Stefano se sbaglio, il concetto chiave è che è come dire che il numero di batteri più o meno è sempre quello, a meno che noi non abbiamo un grosso problema, ma che probabilmente quello che succede è che se una popolazione di batteri che non ci piace diventa eccessivo, allora inizia a crearci dei problemi. Ok, cercavo di calcare un attimo la mano e dirlo qualche volta in più, perché certo. È facile seguire anche da casa. Ok. Questo poi lo possiamo vedere anche in maniera più approfondita. Il concetto che volevo spiegare era che come questa disbiosi può essere una delle cause, oltre ad altre, no, della sintomatologia, la terapia applicata con una dieta, in questo caso la FODMAP, può andare a togliere i sintomi, perché noi togliamo, no, tutte le molecole che danno fastidio. Certo. Il problema qual è? Che alcune di queste molecole, come ad esempio i fruttani o i galatto-oligosaccaridi, sono molecole che non vengono assorbite a livello intestinale e che servono a nutrire, no, tra virgolette, i batteri buoni dell'intestino. Quindi quando noi andiamo a togliere queste molecole, che togliamo perché essendo cambiata ad esempio la flora intestinale si accumulano e possono dare dei problemi, nel momento in cui le togliamo la possibilità è che ci sia un'ulteriore alterazione della flora intestinale, per cui va seguito caso per caso, nel senso che bisogna valutare la sintomatologia, l'eventuale utilizzo o meno di probiotici in base al tipo di disbio. Sì, e fammi capire se ho capito bene. Allora, di solito io credo di essere l'ultima a capire queste cose, perché essendo che ho un occhio sui quiz, su chi entra, poi non è che sia proprio brillantissimo, ci metto un po' di più. Quindi mi stai dicendo che in sostanza bisogna stare attenti a fare una dieta di eliminazione, no, di qualunque tipo, in questo caso fare la fase 1, perché tra le cose che dobbiamo togliere ci sono i prebiotici, cioè ci sono quelle sostanze, se si chiamano prebiotici, che andrebbero a nutrire i batteri buoni, e quindi accidentalmente noi togliamo quelli, togliamo le scorte alimentari ai buoni, e quindi va a finire che vincono i cattivi e poi ci viene l'irritabilità intestinale. Era questo, esatto. Ho capito. Sì. Va bene. Quindi abbiamo detto cosa vuol dire FODMAP e quali sono le tre fasi della dieta. Sì. La terza cosa che voglio spiegare è quali sono queste molecole. Cioè, abbiamo detto che sono degli oligodisaccaridi, dei polioli, ma cosa sono? Allora, sono diverse sostanze, tra cui i fruttani, i galatto-oligosaccaridi, il lattosio, il fruttosio e i polioli. Allora, i polioli, per farci capire, sono ad esempio, non so, il sorbitolo, l'ossilitolo, sono dei carboidrati idrossilati, in pratica, ad esempio, e che possono dare peggioramento dei sintomi, ad esempio, diarroici, per renderci conto di cosa possono fare. E siamo sempre comunque all'interno della famiglia degli zuccheri fermentati. Come abbiamo detto prima, queste molecole sono diverse nei vari alimenti, per cui se noi ad esempio andiamo a parlare di fruttani, possiamo prendere per esempio le pesche, il cocomero o altri frutti che sono ricchi di queste molecole. Se noi andiamo a prendere il cavolo, per dire, e l'asparago, questi sono moderatamente, cioè non sono ricchi, diciamo, hanno una presenza moderata di fruttani, quindi badando a questa molecola noi potremmo dire di eliminare le pesche, eliminare il cocomero, e che invece il cavolo può andare bene perché ha meno fruttani. Chiaro. Il cavolo però ha tanti polioli, l'asparago come il carciofo ha tanto fruttosio, che sono altri tipi di FODMAP, per cui avendo un po' di fruttani, avendo tanti polioli, il cavolo in realtà non va bene. Per cui, viste un attimo queste cinque molecole, in realtà il ragionamento quale deve essere? Andiamo a vedere direttamente le categorie di alimenti che possiamo mangiare e che sarebbe meglio togliere.
sarebbe meglio toglierle non solo perché hanno una di queste molecole, ma perché ne possono avere una o più di una che si sommano all'interno. Ok? Benissimo. Quindi adesso mi stai per fare degli esempi pratici. Esatto. Andiamo alle categorie. Allora, quando parliamo di sindrome del colon irritabile, dell'intestino irritabile, parliamo della FODMAP, nella fase di eliminazione si prendono in considerazione varie macrocategorie, che sono sicuramente la frutta, la verdura, i cereali, i latticini e i legumi. Ok? Poi ci sono tutte altre sostanze, ovviamente, come gli zuccheri semplici, i condimenti, le tisane, che possiamo andare a valutare. Però diciamo che vorrei fossero chiare queste cinque categorie. La frutta è una categoria un po' disastrosa, nel senso che ovviamente parlando di fruttosio, fruttani, così la frutta ne è abbastanza ricca. E in effetti se noi andiamo a vedere tutta quella frutta che solitamente si mangia, faccio per dire... mela, pera, pesca, albicocca, ciliegie, tutte questa frutta, cocomero, non vanno bene. Quindi quando inizi una dieta di eliminazioni, tendenzialmente questi frutti vanno tolti. Quindi diciamo che la frutta fa bene, ma non fa bene a tutti. Non fa bene a tutti, e in particolare quella ricca di queste molecole. Ci sono ovviamente dei tipi di frutta che vengono mantenuti in varie proporzioni. Poi per quanto riguarda, perché molti alimenti hanno delle microgrammature all'interno della dieta, quindi non è che io posso, ad esempio, dico, si può mangiare la papaya, si può mangiare la banana acerba, si può mangiare il melone, si può mangiare tutto quello che è il frutto di bosco, il mirtillo, il lampone, la fragola, la mora no perché è un'eccezione. Però anche questi spesso hanno delle grammature. Questo ovviamente viene poi visto con lo specialista, si può andare a vedere, come vi ho già detto, il referente principale è la Monash University australiana, che è il posto dove è nata proprio la FODMAP, e quindi ad esempio i piselli freschi possono essere mangiati anche perché contenendo basse quantità di galatto-oligosaccaridi, nella fase di deprivazione, come abbiamo detto prima, toglieremmo il cibo ai batteri buoni, quindi mangiarne piccole quantità ci permette in realtà di dare un piccolo nutrimento alla flora intestinale. Sì. Ora non entro però nelle quantità, perché mi sembra eccessivo. Bravo. La frutta che possiamo mangiare è, come ho già detto, tutta la frutta rossa, tranne le more, quindi fragole, lamponi, mirtilli, frutti di bosco. La banana acerba, perché da acerba contiene meno FODMAP. No, e... piace. Cioè, l'acerba, quella... Quella un po' verde. Sì, ok. Possiamo mangiare i kiwi. Possiamo mangiare tutta gli agrumi, quindi gli aranci, i mandarini, il limone, queste cose qua. Possiamo mangiare l'ananas e ancora il lici e l'uva. Queste sono più o meno le varie tipologie di frutta. Anche le castagne sono permesse. Per quanto riguarda la frutta secca, è un argomento un po' più spinoso. Sì, non so se per alleggerire una parte magari particolarmente complessa o per rendere ancora più difficile seguire questa fase particolarmente complessa, butto lì una riflessione, una cosa, ti chiedo questo. Sì. Secondo la medicina cinese, gira, casco sempre qua, ma anche secondo la scuola salernitana, insomma, ci sono una serie di medicine storiche secondo le quali la frutta ha una natura fredda, esagero quei termini per farci capire meglio, per cui può essere difficile da digerire, quindi per esempio veniva sconsigliata ai bambini, viene sconsigliata in certe categorie, eccetera eccetera eccetera. Mi fai un commento da un punto di vista biochimico magari legato a queste cose? Ti sembra che ci possa essere un'analogia di questo tipo? Cioè notavano che magari si mangiava la frutta e veniva fuori la diarrea e quindi dicevano la frutta non va bene, perché? Mica perché la frutta fa male, ma perché questo intestino non è abbastanza forte per reggere quel freddo, no? E quindi la frutta andava da solo a persone mature da questo punto di vista o forti in questo senso. Ma guarda, vedi una correlazione? Io francamente non penso ovviamente che nei bambini non si possa mangiare ovviamente la frutta o la verdura, cioè direi che in realtà sono indicate ovviamente, ogni persona è un caso un po' a sé, no? Io penso principalmente questo, quindi in base alla costituzione della persona, certo, e all'eventuale
presenza di patologie, di disturbi, obiettivamente la frutta può dare in certi casi dei disturbi, no? Contiene tanto fruttosio, quindi può dare qualche disturbo di tipo intestinale. Io non farei una generalizzazione su questo, ecco, in occidentali. Ero desideroso di disturbarti facendoti una domanda di questo tipo. Per dovere di cronaca, non è la medicina cinese che suggerisce di non dare la frutta ai bambini, ma se non ricordo male, potrei sbagliarmi, la scuola salernitana di medicina, insomma una tradizione più di casa nostra, ecco. Però non la conosco così bene, quindi non vorrei neanche commettere degli errori grossolani. Però questa cosa qua me la ricordo piuttosto bene. Va bene, Ste, vai avanti, dici che mangiare. Allora, passiamo alle verdure, ok? Sì. Quindi, allora, verdure da eliminare. Allora, due grandi categorie, macrocategorie, che sono le agliacee, quindi aglio, cipolla, cipollotto, porro, e le brassicacee, quindi cavolfiore, cavolo, cavoletti, tutta questa famiglia qua. E rimangono da eliminare gli asparagi, che li abbiamo già nominati prima, e i carciofi, la zucca trombetta, che è un particolare tipo di zucca ed è l'unico che va eliminato, tutte le altre zucche si possono mangiare. E ad esempio cosa si può mangiare? Cosa possiamo mangiare? Allora, fondamentalmente tutto quello che resta, quindi stiamo parlando ad esempio delle zucchine, dei pomodori, delle patate in certe quantità, della lattuga, delle carote, il sedano ni, nel senso che va anche lui tra gli alimenti FODMAP in realtà, quindi andrebbe eliminato, e le melanzane si possono mangiare, i cetrioli si possono mangiare, quindi insomma, cioè, alla fine uno pian piano le guarda, ci sono diverse verdure che si possono mangiare. E legumi. Ah, una cosa sulle agliacee. Possiamo mangiare l'erba cipollina, se vogliamo dare sapore all'insalata o altre cose, sì. E in realtà si può andare a selezionare, nel senso che ad esempio nel cipollotto la parte con più FODMAP è quella bianca. Quindi volendo, 2-3 fettine della parte verde possono essere messe per dar sapore, per insaporire i piatti. Quindi bisogna andare a vedere anche qual è la parte della verdura dove è più concentrata, se ce n'è una parte. Dettaglio. E per quanto riguarda i legumi, questa è una cosa con cui mi fermo sempre a discutere con i pazienti, perché tutti sanno che i legumi andrebbero messi a bagno, presi secchi, fatti riposare 1-2 giorni, no? Con più nutrienti e così. In realtà nella FODMAP si consigliano i legumi in scatola. E si consigliano quelli bagnati, quindi? Sì, cioè si consigliano nel senso che se ne possono mangiare solo piccole quantità, però se li vuoi mangiare, devi mangiare quelli in scatola. Il motivo è che il liquido di governo, cioè il liquido che è presente all'interno, no, della scatola, e che sta tanto tempo insieme al legume, estrae dal legume i FODMAP, cioè quelle sostanze che ci danno la sintomatologia. Quindi se noi scogliamo e laviamo bene il legume scatolato, è deprivato per la maggior parte dai FODMAP. Sì, ricordo bene un mio amico siciliano, uno tra l'altro dei cuochi più bravi che abbia mai conosciuto in vita mia, adesso fa dermatologo, un grandissimo spreco perché è bravo pure come dermatologo chirurgo, vince. Però come cuoco era eccezionale, voglio dire, sei ancora in tempo, Vince. Lui però cosa faceva? Usava dei fagioli in scatola, se non ricordo male, non me ne voglia, tutta l'acqua, sottolineando che nell'acqua c'era il meglio che si potesse fare. Non per chi ha l'intestino irritabile, via. C'è una domanda? Ma i legumi secchi? Se uno, di solito noi da buon napoletani teniamo a metterli in ammollo tutta la nottata, infatti poi li cuciamo il giorno dopo in acqua e sale, in effetti lo stesso fanno male. Allora chiede, dice lei dice, da tradizione napoletana, noi che sappiamo cucinare, mi fa capire, li prendiamo quelli secchi, li teniamo in ammollo 12 ore, acqua e sale, quindi questa tecnica elimina lo stesso i FODMAP, o come si chiamano?
No, cioè no, a livello di intestino irritabile è consigliabile proprio non farlo. Quindi questa ricetta Non possiamo è dire che ho. sufficiente, cioè voglio dire. Possono mangiare, Esattamente, esattamente. perché Sì, le quindi. mucche tolgono proprio quando hanno intestino Quindi irritabile, fanno più sacco. chiariamo sta venendo fuori un putiferio qua dentro. No, il discorso è questo qua. Quindi, allora, legumi, se l'obiettivo è fare un ottimo piatto, e il metodo napoletano è sicuramente un ottimo metodo. A livello di intestino irritabile FODMAP, mi sembra di capire che i legumi vanno bene se in piccole quantità, meglio quelli che vengono dalla scatola per Esatto. essere eliminati i FODMAP. La tradizione popolare consiglia di eliminare completamente i legumi per i Faccio noti effetti collaterali. Oh. per dire che, ad esempio, i piselli freschi Sì? in piccole quantità, ad esempio 40 grammi più o meno, poi c'è la grammatura che varia da dieta a dieta, da cose così, possono essere mangiati. Per quanto riguarda la soia, questo è un altro capitolo importante della FODMAP, che è sempre appunto un legume. In realtà i fagioli di soia sono molto ricchi di FODMAP, quindi non va bene, però si dice che gli edamame, quindi quelli ancora un po' acerbi, un po' il discorso della banana, possono essere utilizzati in piccole quantità. Quindi se io vado al giapponese, prendo i fagiolini, quelli al vapore, quelli verdi, Sì. vanno bene. Anche i Oh. fagiolini nostri vanno bene. Anche i fagiolini nostri, va bene. Con la buccia, cioè tutto il corpo del fagiolino, benissimo. E le fave? Le fave no. Fave niente, ho capito. Va bene. E i piattoni? Scusa? I fagiolini piattoni, quelli, come si chiamano? Quelli, le Ah, taccole, quelli... beh, tipo il fagiolo. Sì, è più simile al fagiolino, sì. Sì. Se avete domande, fategliele, che se no sembra di sapere tutto. Noi dobbiamo mettere in difficoltà, soprattutto se abbiamo dei cuochi, gente che si occupa di alimentazione, perché ce li abbiamo qua. Mi piacerebbe sentire qualche domanda difficile. Va bene, Rosilde Ghezzi. Mi spiace che non senti neanche questa volta. Provi con l'audio. Va bene, Ste. Quindi, che altro? Abbiamo detto frutta, verdura, legumi, Sì. latticini. Allora, tendenzialmente vanno eliminati, anche se latte di pecora, latte di mucca, cioè dove c'è il lattosio va tolto. Si può Latte utilizzare di soia, ancora peggio. cosa? Latte di soia. Latte di soia è particolare nel senso che la maggior parte del latte di soia deriva in realtà da latte di semi. Cioè Ah. dai semi, scusa, dai semi della soia. I Sì. semi sono ricchi di FODMAP. Per quanto riguarda invece il latte che viene derivato dalle proteine della soia, si può utilizzare, però bisogna controllare sull'etichettatura, sull'alimento che derivi dalle proteine e non dai semi. Sì. E, per quanto riguarda gli altri tipi di latte, invece va bene ad esempio il latte di riso, no? Tutti i latti vegetali, a parte quello della soia, quindi cocco, avena. E anche tutto il latte ovviamente delattosato, va bene. Ma se io tipo non mi ricordassi nulla di quello che ci siamo detti, cosa vicina alla realtà, dov'è che stanno scritte tutte queste cose? Per grandi linee, chiaramente, no? Cioè, è naturale che va individualizzata per una serie di motivi che ci hai spiegato e sulle quali magari ritorniamo a Sì. fuoco. Prima hai menzionato un sito, quello della Monash FODMAP, è Esatto, quello? esatto. Beh, Quanti quello, ci cioè, allora, vedo? se uno va su internet trova 280.000 siti, ovviamente, però il sito di Sì. riferimento ovviamente è quello, che è dove è stata creata la dieta, Per no? tutti, guardate che c'è Silvia Toro, che è una mia amica, una sinologa d'eccezione, che è molto precisa e quindi subito ci ha messo il link nei commenti, facendoci un grosso favore. Grazie Silvia. Grazie Silvia. Benissimo. Benissimo. Quindi abbiamo anche il link nei commenti, quindi se cercate tutti questi ingredienti qua, perché non avete fatto in tempo a scriverveli tutti, Monash University c'è il sito. E andate a prendervi tutti i dettagli. Allora, se avete domande nel frattempo, stressiamo Stefano, anche perché credo che abbia i minuti contati, debba scappare. Quindi, se dovete bombardarlo di domande, questo è il momento. Sulla frutta volevo domandare, sì.
quando dicono... Allora, c'è una domanda intanto sulla frutta. È vero che lontano dai pasti proprio perché fermenta, appesantisce, quando ci hanno insegnato sempre a fine pasto. Invece un medico che io conosco diceva sempre invece lontano dai pasti perché fermenta, fa male, gonfia, allora, e non va bene. E tu senti la domanda? Sì, vagamente ho sentito, immagino di aver capito il senso. Frutta col pasto, prima o dopo? Pesantisce o no? Qui ci sono diverse scuole di pensiero, ogni medico dice la sua. Ma guarda, cioè adesso le associazioni alimentari, ci sono vari tipi di associazioni alimentari, varie idee, come dicevi tu, di vari specialisti, frutta di vario tipo, acida, non acida. Io penso che in realtà possa essere mangiata anche a fine pasto. Ovviamente, dato che è buona abitudine fare spuntini durante la giornata, sì, e sarebbe buona cosa mangiare la frutta, adesso non sto parlando dell'intestino irritabile, dico in generale, più volte, sì, al giorno, mangiare la frutta lontano dai pasti può andare bene perché ci occupa uno spazio dove non mangiamo altre cose peggiori, mangiare la frutta isolata. Chiaro che in una persona dove magari c'è una serie di ecopatologie, di gonfiore, o di altri problemi, potrebbe anche essere che nei vari casi la frutta insieme al carboidrato possa dare qualche problema, ma non è diciamo, sì, una cosa fondamentale. Fare, dai, ho capito, va bene. Allora, guarda, ci sono delle... c'è una domanda real, poi passo a quelle in chat. Sì. A proposito di tutti gli disturbi intestinali, siamo bombardati da suggerimenti riguardanti i fermenti, lattici, probiotici, come ci dobbiamo regolare in mezzo a tutta questa offerta? Sono poi veramente efficaci? È sempre la stessa. Sì o no, quando funziona o meno, vai. No, c'eravamo già passati, sì, cioè nel senso sì e no, ci sono dei, ovviamente, vari prodotti, come ho già detto in un'altra diretta, da banco, poco efficaci, se non senza efficacia. Ci sono altri prodotti più specifici utilizzati a livello ospedaliero con certe concentrazioni precise o altre cose che hanno un'efficacia maggiore. Ovviamente, sì, ovviamente lo studio delle disbiosi è in corso, nel senso che non sappiamo ancora, cioè ci mancano tantissime conoscenze sulla vera eubiosi, su tutte le popolazioni. Considera che ci sono migliaia di miliardi di cellule batteriche all'interno dell'intestino e ci possono essere tra le varie persone più di 1000 specie diverse di batteri. Insomma, non... Io so che tu per deformazione professionale non consigli una marca di fermenti lattici, voglio aspettare quando li venderai, se sarai ancora così, però come facciamo a capire, che consiglio diamo, cioè, come si fa a capire una buona marca di fermenti lattici? Io andrei dallo specialista e mi farei consigliare dallo specialista, perché i fermenti, non c'è una marca che va, a parte che ci sono dei fermenti più di qualità e uno poi nello studio, se vuole consigliarli, li consiglia, ma ci possono essere anche dei fermenti più adatti a una certa situazione piuttosto che a un'altra. Quindi, voglio dire, dato che è un mare magnum, io penso che il giusto comportamento sia fare una visita, fare una valutazione, eventualmente degli esami, e poi affidarsi allo specialista di riferimento. Va bene, quella storia che sapevo io delle colonie, tipo più colonie ci sono di batteri meglio è sui fermenti lattici, è vero o non è vera? Ma sì, cioè nel senso che ci sono fondamentalmente, se noi mettiamo, cioè se pensiamo alle quantità che inseriamo dall'esterno, possono essere così misere rispetto alla popolazione intestinale che non fanno nulla, cioè quindi... Ho capito. Allora, unisco due cose. Sì. Una che mi hanno chiesto della medicina cinese, che cosa ne pensi, e una che riguarda anche i fermenti lattici. Ti chiedo, i fermenti lattici, inizio con una domanda, quindi, vanno bene a tutti o no? Vanno bene a chi ha la variante stipsi? Vanno bene a chi ha la variante diarrea? Vanno bene a chi non ha l'intestino irritabile? Quali sono... i rischi legati all'assunzione, se si sa, insomma, se esiste, è un campo anche magari in cui le evidenze sono marginali su certe cose, però... Nell'intestino irritabile spesso si trovano in terapia associazioni
di fermenti lattici, cioè le varie persone che possono venire direttamente, essere arrivati da altri specialisti, quello che è, hanno spesso in terapia dei fermenti. Sì. E, bisogna guardare sempre il tipo di fermento, ma è anche vero che esistono vari tipi di disbiosi, ad esempio. Quindi possono esistere disbiosi putrefattive, che sono ad esempio quelle in chi mangia poche verdure e mangia tanta carne. Ci possono essere, sì, disbiosi di tipo più fermentativo, che ad esempio chi mangia tantissima verdura e frutta. E in certi quadri del genere, ad esempio, il fermento in certe fasi può anche peggiorare in realtà il quadro, quindi è proprio per quello che sarebbe buona cosa essere seguiti. Sì. Ti dicevo questo perché la medicina cinese usava i fermenti, tipo Shanqu, la massa medica fermentata, una sorta di dado vegetale cinese che veniva inserito nelle ricette, e adesso sì, in Cina si trova, per carità. La qualità non la conosco tanto, però il metodo di preparazione prevedeva il fatto di far praticamente era come uno yogurt, cioè di far fermentare una sorta di massa vegetale con all'interno una serie di erbe e unirla a prodotti di difficile digestione per facilitare l'assorbimento. Quindi era una sorta di fermento lattico antico per facilitare la digestione. Quindi mi chiedevo, ecco, se per questa massa medica fermentata veniva chiaramente consigliata per chi aveva problemi di digestione, ma non per chi non li avesse, anzi era controindicata. Quindi mi chiedevo se noi avessimo già un'evidenza oggi di questo tipo, o se invece vale l'esperienza millenaria della medicina cinese, ovvero che in chi ha una digestione forte e che tende a come dire, assorbire molto bene le sostanze, aggiungere fermenti lattici vorrebbe dire tonificare un pieno, vorrebbe dire aggiungere dove è già pieno, no? Come se io ho la tazzina di tè già piena, me ne versa ancora, cioè arriva qua più di questo non si mette. Che idea? Ma sì, cioè, nel senso, se una persona non ha problemi di disbiosi, gonfiore, particolari sintomi, alveo alterno o altri problemi, e la flora è effettivamente in equilibrio, penso che dare dei fermenti sia totalmente inutile, se non anche dannoso. Vedo il motivo di darli in quel caso. Volevo solo dirti una cosa, dato che poi mi fai le altre domande, anche se le hanno fatte online, manca una categoria, due parole le devo dire perché mancano i cereali. Ed è parecchio importante, nel senso che... Sì. La presenza nei cereali, c'è una forte presenza di fruttani, quindi casualmente allora in questi cereali ricchi di FODMAP sono anche quei cereali che hanno il glutine, no? C'è un po' questa corrispondenza, per cui una delle cose che si trova nella dieta della sindrome dell'intestino irritabile è togliere il glutine, tra virgolette, no? Viene detto così perché è più veloce, quindi ci sono i prodotti senza glutine. Uno, invece che utilizzare il grano, l'orzo o il farro, la segale, va a prendere altri prodotti, ad esempio quel grano saraceno, la quinoa, il riso, che non contengono meno di queste sostanze e non danno problemi di questo genere. Sì. E quello che voglio sottolineare è che non è il glutine il motivo, no, non è celiachia, è un'altra cosa, e il motivo sono i fruttani. Poi, in tutto quello che è patologia, dove infiammatorio intestinale, dove ci sia ad esempio un overlap syndrome, perché possono esserci dei quadri di intestino irritabile sovrapposti a altre patologie infiammatorie intestinali, come ad esempio la rettocolite, il morbo di Crohn o le colite microscopiche. E il glutine di per sé è una molecola di grandi dimensioni e può essere infiammatoria a livello intestinale, quindi può aver senso togliere il glutine, ma per un motivo di infiammazione, non per un motivo di risposta autoimmune come nella celiachia. Sì, è chiaro, magari era un po' complesso. Ok, va bene. Bene, grazie. Questo avrà scatenato un tot di domande. C'è una domanda. Tutti i cereali, poi, tutti i gruppi o solo quali, in effetti, sono quelli che più possono evitare dove c'è una patologia? Chiedono... Pure e basta, ci sono vari cereali. Esatto, dice tra i cereali, e la domanda è quali sono da togliere e quali no? Sì, e sono, allora, ripeto un attimo perché magari non è difficile da seguire, secondo me, sì. Allora,
I cereali che vanno tolti sono quelli ricchi di fruttani e che tra l'altro contengono il glutine, per cui sono il grano, l'orzo, la segale, il farro. Sul farro c'è una particolarità, tra l'altro, perché troverete, se andate a vedere quel sito che ha scritto Silvia, troverete che il pane di farro lievitato naturalmente può essere mangiato, solo lievitato naturalmente, perché c'è una lievitazione di lunga durata che porta di fatto a consumare i FODMAP al loro interno a parte del lievito. Quindi il farro non andrebbe mangiato, ma in questo caso il pane di farro a lunga lievitazione naturale può essere mangiato. Altra cosa, ogni tanto mi arrivano dei pazienti, anzi spesso, con scritto che non possono mangiare, questo vale in generale, sindrome intestino irritabile, vabbè, altre cose, cereali con glutine, poi trovo scritto kamut, di mangiare il kamut. Allora, cioè, perché fosse chiaro, il kamut è un marchio, cioè, non so se mi spiego, cioè è un marchio del grano. Ah, ok, quindi è un particolare tipo di grano a cui una famiglia ha dato un marchio e lo ha venduto come tale, ma è ricco di glutine, come gli altri, cioè non è che è senza glutine, quindi quando si trova scritto... No, facciamoci spiegare, il kamut allergenizza quanto il grano. Possiamo mangiare, e quindi come cereali, o pseudo cereali, ad esempio, la quinoa, il grano saraceno, il miglio, il riso, il sorgo, e in piccole quantità l'amaranto, che può dare un po' più fastidio. Sì. Insomma. Senti un attimo, una domanda che ci hanno fatto da casa, che ho lezione intanto. Sì, sì. Tu abbia il tempo limitato, e magari approfondiamo. Tra l'altro potremmo fare volendo potremmo fare anche una direttina io e te da qualche parte, rispondere alle domande, una sequenza di domande. Sì, volentieri. E qui ci sarebbe da parlare per settimane. Senti una cosa, una roba che mi aveva chiesto, ci aveva chiesto Massimo ieri, riguarda il infusi e tisane, che cosa possiamo utilizzare, cosa può aiutare. Per quanto riguarda i privilegi di casa qua, noi oggi ci beviamo un ottimo tè puar, che sono quelli post fermentati, quindi tè che tu conosci bene, che abbiamo bevuto tanto e che sono molto forti, che aiutano chiaramente la digestione, che tradizionalmente vengono utilizzati anche mangiando, no? Proprio perché facilitano la digestione, magari anche d'estate, però associate a qualche cosa che stempera un po' il calore, come il crisantemo, che noi lo mettiamo solo nei cimiteri, ma è molto buono da bere e bisognerebbe imparare, soprattutto per tutto questo. Noi a Milano siamo nervosoni, il crisantemo funziona molto bene, quindi il crisantemo buono funziona molto bene, l'altro no, fa peggio, perché le cose, i fiori, tutte queste cose delle tisane che vengono acquistate nei negozi alimentari, a volte sono buone, e più spesso, soprattutto quelle nelle scatole di plastica che prendono il sole, stanno lì, hanno un saporaccio, quindi principi attivi ne hanno meno e non aspettiamoci che ci facciano un gran bene. Comunque, scusa te, tu che conosci anche un po' di erbe occidentali, dici un po' cosa ci può aiutare Allora, intanto dobbiamo distinguere se stiamo parlando di dispepsia, gonfiore, postprandiale, o se stiamo parlando di intestino irritabile, sono due questioni diverse. Quindi... Allora, partiamo. Dispepsia. Allora, è chiaro che le erbe... Aspetta un attimo, qua so già che ci arrivano le lettere a casa. La terapia con le erbe... Non fatelo a casa, ok? Non sempre qui i cartelli. Ok, noi vi suggeriamo delle erbe. Attenzione con le erbe, no? Non è che le cose naturali fanno bene. La manita falloides è naturale, biologica, e vi manda al creatore. Le ho viste, le persone che la mangiano muoiono, intere famiglie. Quindi attenzione, per piacere, con le erbe in generale. Detto questo, anche rosmarino è un'erba, al dosaggio giusto si può mangiare. Ci sono una serie di erbe che possiamo mangiare e possiamo bere, e ci danno una mano. Detto questo, fatta questa premessa necessaria, dispepsia. Ok. Allora, se è presente un importante gonfiore, no? Visto che si parla di tisane, ad esempio, sì. Sicuramente delle erbe, le tisane carminative, quindi come
l'anice, il finocchio, anche la camomilla, che ha anche un'azione spasmolitica, possono essere utili. Vuoi dire terminativo? Sì, è appunto quando è la presenza, si riferisce alle erbe che possono ridurre la presenza di gas di gonfiore. Ok, ok. Okay. E, per quanto riguarda la dispepsia, ad esempio in medicina cinese, a me viene in mente Bao Hewan, che ho postato anche l'altro giorno sulla mia pagina, e quindi fondamentalmente tra le varie erbe... Sì, diventa difficile, proviamo a... Poi mai sulle, diventa molto complesso. No, erbe singole magari per... per la dispepsia dipende un po' se facciamo così, dispepsia, se è molto grave, di solito tutto irrita e andate dal medico. Se invece è legata ad uno stomaco freddo che non digerisce abbastanza, i tè rossi vanno bene. Se invece è uno stomaco molto irritato, i tè verdi di solito vanno bene, ok? Questa è la situazione. Andando avanti nell'intestino, per esempio, il... Ecco. Sì. Nell'intestino irritabile questo cambia, perché ad esempio il finocchio, che prima non abbiamo citato tra l'altro, rientra negli alimenti, a seconda delle varie tabelle, però rientra nei FODMAP, quindi non è consigliato se non in basse quantità, e per cui la tisana al finocchio, all'anice o anche la camomilla non sono consigliate nella dieta FODMAP. Potrebbe, ad esempio, mi viene in mente una tisana alla malva, che potrebbe avere un'azione calmante sull'intestino. Quindi malva bene. E il tè invece, che ha letteine, caffeine, ma anche le teobromine, tutti, dove si colloca? Perché io ho presente persone che con questo tipo di problema, che col tè vanno peggio, stesso identico tipo di paziente, col tè va meglio. Quindi secondo me dipende un po' dall'eziologia del problema, da quanto il tè gioca, il tè come molecola, il tè come rito, psicologici, sociali, anche del gesto, no? Sì, guarda, a livello, cioè ti parlo a livello più biochimico, a livello della FODMAP, anche se non è prettamente per quello, è più per il contenuto di caffeina, diciamo che caffè e tè non sono particolarmente consigliati, neanche il cioccolato, ci sono delle quantità, quindi uno può bere una o due tazzine di caffè, una tazza di tè o un cubetto o due di cioccolato, però non sono alimenti consigliati in grande quantità. Ovviamente ad esempio un tè verde può essere più consigliato, mentre altri tipi più carichi, un tè, ad esempio il tè oolong, mi ricordo da alcune tabelle, tra quelli sconsigliati, quindi ci sono alcune tipologie di tè più consigliate e altre meno. Va bene, allora Ste, guarda, solo qualche domanda a cui non possiamo non rispondere, risposte molto circostanziate, ne scelgo alcune, chiedo scusa agli altri. Vai. Le domande troppo lunghe non le leggo. La differenza fra fermento lattico e probiotico? Il probiotico è di fatto un fermento, cioè nel senso, la differenza è fra probiotici e prebiotici. Poi Silvia ci aveva chiesto una roba, chiedeva, accidente, non la trovo più, quanto avanti si porta la dieta di privazione? Per favore, gentile Michela. È variabile, sempre per il motivo che andrebbe seguita, si va dalle 2 settimane minimo, in chi risponde molto precocemente, fino alle 6-8 settimane. Ok, chi è intollerante ai FODMAP, lo è per un tempo limitato o no? È una bella domanda. E diciamo che l'intestino irritabile è una sindrome che tendenzialmente con l'età in molti quadri tende a calare, però non è detto che succeda, quindi nelle forme più gravi che hanno avuto anche uno sviluppo maggiore prima di intervenire con delle terapie appunto la dieta e altri comportamenti, può anche mantenersi. E ovviamente dipende sempre probabilmente anche dalle quantità, per cui può essere benissimo che uno trova un buon equilibrio, non mangia chili e chili di queste cose, ma sta benissimo, può mangiare quello che vuole. Ste, tutte queste parole mi hanno fatto venire una grandissima sete, quindi adesso non so se tisane o tè, ma la chiudiamo qua. Prometto a tutti,
che questo mi rende uno spergiuro di fatto, che risponderemo a tutte le domande, quindi Ste, ti prego, obbligami a farlo, lo faremo in video magari, o registrato in diretta, e la chiudiamo lì. Ti lascio libero, io mi dedico qua agli ospiti di Xinxia, ci beviamo un teino tutti insieme. Grazie. Va bene, grazie mille a te. Ciao. Ciao.